Segretario, primi 100 giorni in Abruzzo, un bilancio ma anche e soprattutto i programmi per il futuro del Partito Democratico nella nostra regione. Ma tante attività, quindi un partito che da fermo è tornato ad essere attivo, un partito un po' marginale che in ogni occasione ha sempre esponenti nazionali, adesso esponenti del governo, un partito che aveva la tendenza ad essere diviso, che invece è tornato ad essere collaborativo, pur nel rispetto delle differenze, ma lavoriamo insieme, abbiamo costituito e messo in piedi coordinamenti di amministratori, donne, giovani, segretari di circolo. Un partito un po' incolore nella battaglia politica, invece più netto, lotta alla mafia, ricostruzione, lavoro, tornare ad essere più chiaramente il partito dello sviluppo, della crescita, al fianco degli ultimi. Tutte le iniziative che oggi abbiamo raccontato sono state fatte nei luoghi simbolo della nostra gente, nelle periferie, nei comuni piccoli della ricostruzione, cioè lì dove noi dobbiamo tornare ad essere percepiti come lo strumento di riscatto e emancipazione. La vicenda umbra, la caduta della giunta uscente, tutte le questioni che riguardano, anche le inchieste che riguardano le questioni di sanità, naturalmente hanno pesato, così come anche l'evoluzione storica, la sconfitta in molti comuni negli ultimi anni. Senza dubbio c'è una messa alla prova di un'alleanza di governo che ha solo adesso iniziato, ma che deve mostrarsi più capace, più efficace di rispondere alle esigenze delle persone. Per noi c'è un monito: se vince la Lega, che ogni giorno ancora con i suoi governatori più importanti, Lombardia, Veneto, Friuli, insiste sul progetto di autonomia che è stato proposto con i referendum che lì sono stati promossi e approvati, beh, l'Abruzzo e il Sud moriranno. Quindi se la Lega va al governo, vuole andare al governo con quel programma di secessione dei ricchi, come è stata definita efficacemente da Viesti, noi non avremo futuro. Questo territorio non ha futuro, lo dico a quelli che indossano Alberto da Giussano, noi indossiamo invece il guerriero di Capestrano tricolore, per ricordare anche i rappresentanti leghisti abruzzesi che sono abruzzesi.